Si parla in questi giorni di autunno e ci si chiede anche quelle che saranno ovviamente le previsioni per i prossimi giorni, se ci dobbiamo o meno, se dobbiamo o meno lasciare alle spalle queste giornate che comunque hanno allungato un po' il piacere della bella stagione, consentendo a tanti anche di recarsi in spiaggia al mare e di beneficiare un po' del tempo libero in riva al mare. Noi ci colleghiamo con Mario Latronico, lo salutiamo innanzitutto, buongiorno e bentrovato. Buongiorno a voi, buongiorno. Ci ritroviamo perché? Perché dobbiamo innanzitutto capire, oggi si avverte un po' un cambiamento climatico, almeno questa mattina ci siamo svegliati con qualche differenza, ma che ci attende per i prossimi giorni? Allora, diciamo che la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da un temporaneo aumento delle temperature. Diciamo che sarà l'ultima giornata di stampo estivo, si attiveranno venti da scirocco, quindi oggi, soprattutto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, tornerà un po' di caldo, sia sui settori pugliesi che sulla Basilicata orientale, quindi Alto Medio Bradano, Materano, farà un po' di caldo anche sul Potentino. In alcuni casi temperature che potrebbero anche superare i 30 gradi su queste zone, ma sarà l'ultima giornata, possiamo dire, di stampo estivo perché già oggi è cominciato a piovere al nord, in Liguria sono caduti, stanno cadendo oltre 90 mm di pioggia nelle province di Savona e di Genova. Domani arriverà una perturbazione anche al sud che farà peggiorare il tempo. A partire dai settori tirrenici, quindi dal Salernitano, dal Potentino occidentale, poi nel pomeriggio sera le piogge arriveranno anche sul Materano e infine sulla Puglia. Quindi una perturbazione che avrà il merito di riportare un po' di pioggia dopo tante settimane di fase secca e asciutta e sarà seguita da una diminuzione delle temperature. Occhio che domani i temporali potrebbero essere anche importanti nelle zone che ho detto, cioè settori occidentali del Potentino e poi in spostamento nell'ultima parte della giornata sul Materano e sulla Puglia. Per domenica è previsto un temporaneo miglioramento del tempo, con temporali che a metà giornata dovrebbero colpire soprattutto il Foggiano e il Molise. Poi tra lunedì e martedì, ecco, questa è l'immagine che vedo anche, diciamo, nella vostra regia, si formerà un'area ciclonica proprio a sud della Calabria che porterà un po' di maltempo soprattutto sulla Basilicata Ionica, quindi Materano, Tarantino, in parte anche il Barese e soprattutto la Calabria settentrionale. Quindi lunedì e martedì ci saranno piogge un po' più diffuse su queste zone con temperature, diciamo, in diminuzione, quindi su valori, più tipici della stagione autunnale. Grazie, preciso come sempre Mario. Ovviamente ricapitolando, domani attendiamo un peggioramento delle condizioni climatiche, maltempo a partire pioggia attesa nel Potentino, nel pomeriggio spostamento di questa Pomeriggio Puglia sera e spostamento anche sul e Materano e Basilicata. sulla Puglia, sì. Sulla Puglia, poi domenica tregua e di nuovo lunedì e martedì attese piogge. Sì, domenica tregua per quanto riguarda, diciamo, il Materano e il Potentino, però sul Foggiano e sulla provincia di Campobasso e di Termoli, domenica sono previsti dei forti temporali. Certo, chiarissimo, chiarissimo. Grazie come sempre per il tuo Grazie a contributo. voi, temperature in diminuzione, lo abbiamo detto. Sì. Buon proseguimento di lavoro.